Radio Radicale, Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno, ha confermato la sua iscrizione al Partito Radicale Transnazionale. Si tratta di un'iscrizione importante. Tutti gli ascoltatori di Radio Radicale sanno perfettamente l'amore e comunque le iniziative di Domenico Modugno nelle battaglie radicali. Si tratta di un impegno che non è iniziato solo negli anni 80, quando si candidò nelle liste del Partito Radicale e venne eletto al Senato, ma anche negli anni 70 ricordiamo che Domenico Modugno sostenne anche la battaglia radicale sul divorzio, sostenendo in quel caso un'iniziativa dei socialisti nell'ambito del comitato promotore del referendum. Franca Gandolfi, perché ha deciso di confermare la sua iscrizione al Partito Radicale, dando per scontato che non sempre si possono avere sempre le stesse idee, ma lei perché ha deciso di farlo? Beh, che c'entra? Io sono stata da quando è cominciata la campagna radicale per la donna, insomma, io sono stata sempre radicale, quindi da allora sono stata sempre radicale, poi con mio marito sono venuta a contatto anche proprio della famiglia radicale, una famiglia che a me sta bene perché c'è una grande passione, tutto quello che fanno lo fanno per passione proprio, non certo per denaro. E quella passione che infatti aveva ammesso anche mio marito, pur essendo ferito fisicamente, ecco, non aveva forza, però la passione lo spingeva magari a salire delle scale che nelle sue condizioni era come scalare l'Himalaya, capito? Certo. Sì. Quando è diventata radicale? Volevo sapere quando aveva cominciato a sostenere le iniziative, le battaglie radicali, concomitante con il sostegno di suo marito o era precedente? No, precedente, come tante donne, ero precedente, però di iscrizione mi sono iscritta quando si è iscritto mio marito, ecco, era soltanto una simpatizzante, ecco. Ah, certo, volevo sapere quali sono state le ultime battaglie che lei ha sostenuto e che ha seguito dei radicali. Beh, guardi, quella di mio marito fu una battaglia meravigliosa, no? Quella lì per i manicomi, no? Che Certo. questi manicomi che erano aperti, si tenevano aperti soltanto a fine di lucro, purtroppo ancora adesso è così, quindi loro riuscirono a chiudere, aprendo proprio una finestra su questo mondo terribile, tramite la testimonianza di fotografie, perché poi non c'erano soltanto i radicali, c'erano anche tra altri partiti che sostenevano, quindi era tutta una corruzione. Ci sono ancora adesso, purtroppo, ancora adesso, sulle classi più deboli, sulla parte più debole della società, si continua a fare i soldi, purtroppo. Certo. Passano per iniziative benefiche, intanto la gente poverina paga col telefonino, qualcosa e l'altro, ma molti di questi soldi purtroppo prendono un'altra direzione. E il manicomio rientrava in questa ladroneria perché allo Stato costava l'ira di Dio quel manicomio di Agrigento, ma quei poveracci erano mantenuti in posizioni tremende e purtroppo come manicomi di Agrigento, chissà quanto ce ne sono stati, ecco. Sì, tra l'altro Domenico Modugno riuscì a far chiudere quell'ospedale psichiatrico e se non sbaglio fece anche un concerto, no? Come no? Sì, lui riprese a cantare proprio in quell'occasione, fece un concerto per non dimenticare, dedicandolo a Mario, che era uno di quelli che stavano. Era uno che non era pazzo per niente, era soltanto un simpatizzante di Domenico Modugno, non avendo dove andare, essendo paralitico pure, stando su una seggiola a rotelle, stava in fondo a un corridoio ascoltando la mattina e la sera l'uomo in frac, perché quando stava bene aveva servito una volta a Domenico Modugno un ristorante, gli era rimasto impresso. Certo, tra l'altro poi nel 1990 venne eletto anche consigliere comunale ad Agrigento. Sì, ben eletto, sì.
peccato perché peccato non è che potessero fare tanto, perché diceva mio marito, certe volte essere radicale vuol dire fare la morra senza le dita. Certo. Senta, lei si ricorda, diciamo, come nacque il sostegno alla battaglia per il divorzio? Diciamo, lui, Domenico Modugno, fece una cosa molto, molto bella, quella di dare i diritti d'autore di una canzone che Sì, fece all'epoca, se non sbaglio, vero? Ecco, come certo. nacque questa cosa? Si ricorda? Lui era favorevole, anch'io ero favorevole al divorzio, nel senso che uno deve stare con una persona perché vuole stare, non perché no, se non va bene è meglio sciogliersi, no? Certo. Ecco, questa fu la battaglia. Infatti tutta la famiglia si è prestata perché su questo disco che si chiamava L'anniversario, in copertina c'è la fotografia di io e mio marito con tutti i figlioli, quindi la dimostrazione che anche una famiglia classica con marito e moglie e 3 figli sostenevano questa campagna perché se va male, tutto sommato è meglio sciogliere questo nodo. Certo, tra l'altro voi non vi siete mai divorziati, siete stata Mai, 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 una sì. coppia unita, insomma, da quello che sappiamo. Senta, per quanto riguarda i radicali, so che tra l'altro voi avete conosciuto molto bene Pierpaolo Pasolini. Mio marito, no? Sì. Sì, certo, perché aveva fatto anche una parte in un suo film. Tra l'altro mi sembra che sia stato anche l'ultimo film di Totò. Sì, Uccellacci Uccellini. No, la Terra vista dalla Luna era un episodio dove lui cantava la canzone all'inizio Sì, era un episodio, però è un episodio di Uccellacci Uccellini. Ma forse non credo che fosse quello, è un film che è uscito postumo dopo la morte di Totò. Era un episodio dove veniva di Pasolini, dove veniva raccontata diciamo, una rappresentazione teatrale di Otello dove il pubblico Sì, è proprio questo, sì. sì. Volevo sapere che tipo di rapporto aveva con Pasolini, se avevate mai avuto modo di parlare dei radicali con Pasolini. Ma non lo so, mio marito non lo so se ne ha parlato sicuramente, ne avrà parlato, ma io Non non, ricorda. questo io non lo so. Certo. Lei come spiega, diciamo, la riscoperta della musica di suo marito dopo la scomparsa? Noi abbiamo visto che ci sono stati dei momenti in cui ci si è dimenticati un po' di Domenico Modugno, però dopo la morte c'è stato, soprattutto dopo il 2000, c'è stato un ritorno, una grande passione che poi abbiamo visto nella fiction televisiva. Come lo spiega questo? Ma io penso che mio marito nel suo campo è stato un innovatore, no? E già dal debutto non stava nel fiume di quello che andava di moda, no? Faceva un po' le sue canzoni in dialetto, che poi era un dialetto creato da lui, un po' misto tra il salentino e il dialetto insomma meridionale, ecco, meridionale, perché lui diceva tutto il meridione, tutta Magna Grecia, quindi al di fuori delle tutte sfumature linguistiche, l'idea è proprio la Magna Grecia, no? E quindi già lì andava controcorrente, faceva delle canzoni, inventava delle canzoni sociali, è stato il primo a farle lui, queste canzoni tipo il minatore, ne ha fatte tante. Poi ha una visione anche sugli animali, beh, molto moderna, perché non è che andassero pure molto di moda l'ecologia, queste cose qui non andavano all'epoca. E lui trattava, poi ha fatto un innumerevole numero di canzoni sugli animali che venivano considerati come esseri umani, un rapporto, vedeva l'animale come un essere umano, quindi gli metteva dei sentimenti che erano prettamente umani. È stato sempre un po' diverso, quindi lui ha fatto della cultura. E allora, come dice, non poteva entrare nel dimenticatoio, perché la gente ha riscoperto che lui ha fatto una cultura, e allora aveva un linguaggio diverso che non seguiva le mode, faceva come cavolo gli piaceva a lui, anzi certe cose anche l'ha fatte pure
direttamente contro, non so, tipo per esempio Dio come ti amo, lui l'ha fatta, ho fatto una canzone così romantica proprio quando andava di moda il rock, perché lui adorava la musica anglosassone, diciamo, però non trovava giusto che gli italiani seguissero quella moda lì lasciando le proprie radici che vengono praticamente dall'opera, no? Certo, senti, ma per quanto riguarda Dio come ti amo, non venne criticato anche per, diciamo, l'invocazione a Dio che c'era nella canzone? Lei si ricorda se ci fu una polemica su questo? Ricordiamo che vinse il Festival di Sanremo del 66 con Giro da Cinquetti. Ah sì, io questo non me lo ricordo veramente, ma era possibile, perché veramente c'era tanta gente bacchettona che reagiva, per esempio la canzone Nuda fu messa all'indice, peccato, una musica bellissima. Tra l'altro io so che suo marito fu molto censurato, lei si ricorda quali sono le censure che lui subì per le sue canzoni, che furono tra l'altro vietate anche in Rai? Nuda senz'altro tutte, non si sta mai suonata in radio, Nuda tra le mie braccia, questa qui proprio, questa qui. Poi gli fecero cambiare, non so, nell'Uomo in Frac, mi fecero cambiare delle parole dell'Uomo in Frac, e poi che cosa? Poi Resta con me fu messa all'indice parecchio tempo, prima, perché c'era la frase "Ma importa il tuo passato, ma importa chi t'ha avuto", Resta con me, anche questa. Poi, adesso in questo momento credo che pure l'avventura ha avuto dei problemi, che pure... Sì, l'avventura soprattutto credo che abbia avuto dei grossi... No, l'avventura, quella lì sul divorzio. Sì, sul divorzio, sì. Certo, quella sul divorzio, certo. Ecco, lui rimase parlamentare per 3 anni e si dimise perché c'era stato, diciamo, un accordo con i radicali. Lui dispiacque lasciare il mandato da senatore, o lo fece volentieri in base alla promessa che lui aveva fatto? Da deputato, vuol dire. Da deputato, sì, scusa. Da deputato. No, gli dispiacque moltissimo, anche perché lui, pur essendo fuori esternamente, capito, menomato, però internamente era rimasto veloce e passionale, e per cui quello che aveva fatto era quasi diventato uno scopo della sua vita, no? Per cui quando smise gli dispiacque tantissimo. Però è quello, il radicale si è così, non si riscalda la poltrona. Certo, ecco, per quanto concerne le vicende politiche che riguardavano Domenico Modugno, ci fu fu bloccato una volta una sua visita in Cile, si ricorda perché? Ma in Cile quando stava bene? Sì, quando stava bene, sì. Sì, quando stava bene. Perché aveva fatto, credo, una canzone contro Pinochet, perché una trasmissione che si chiamava, adesso non mi ricordo, insomma, lui ogni giorno aveva una trasmissione radiofonica, ogni giorno doveva fare 3 canzoni, e fra le quali c'era una dedicata a Pinochet. Ho capito, sì. Quindi quando lui venne invitato in Cile gli fu bloccato? Non poté andare, sì. Ho capito, lui ci rimase male oppure? Ma ha fatto altre cose, lui c'era già stato in Cile prima, tempo prima, poi dopo questa canzone ha avuto dei problemi, non gli hanno più dato il visto. Sì, sì. Senta, si ricorda i rapporti con Pannella come erano, come sono stati? Beh, i rapporti con Pannella sono sempre particolari, no? Perché Pannella, Labonino sono 2 persone completamente particolari, per cui molto affettivo, ecco. Certo. Molto affettivo. Certo. Le volevo fare un'ultima domanda, approfittando della sua disponibilità. Come ha trovato che sia stata fatta la fiction su Volare, che venne, tra l'altro lei venne interpretata da Kasia Smutniak? Sì. Volevo sapere come ha trovato la ricostruzione della... Io ho collaborato veramente, cioè era testimone di questa sceneggiata, insieme agli sceneggiatori ho parlato tantissimo, è una bella favola, volevano fare una bella favola tipo Poveri ma belli, e ci sono riusciti. Peccato che la seconda parte non è stato possibile farlo, non si capisce perché.
Ho capito, forse perché c'erano. La seconda parte allude a che periodo? Quello. È tutto, è praticamente la seconda parte che c'è ancora attualmente, c'è ancora il contratto aperto della produttrice con la televisione italiana che ha firmato, però poi non l'hanno realizzato, sta lì questo contratto fermo, morto, in attesa, perché con la scusa, insomma, che Fiorello non la vuole fare più, non si capisce perché Fiorello non la volesse fare più, non si riesce a capire, perché ha avuto talmente successo Fiorello, no? Ma la seconda parte, che iniziava tutto il successo americano, e poi logicamente nel secondo tempo Sì. di questa seconda parte, ci sarebbe stata la storia che Modugno ha avuto, come dice, un incidente di percorso, no? Si è sentito male durante la trasmissione, non è stato soccorso, una cosa così, Ho è capito, rimasto. quindi si è Questo evitato. qui non si è fatto più niente, e quindi non si è parlato più neanche dei radicali, niente. Ho capito, Mi quindi lei sembra la un considera. Ho mistero, perché è un grandissimo successo della televisione italiana, un mistero. capito. Lei pensa che forse la RAI non ha avuto il coraggio di farlo perché diciamo, si sarebbero dovuti affrontare troppi temi che forse uscivano fuori dalla Ma portata, dalla caratteristica di queste può fiction. darsi, però potevano anche parlarne. E loro hanno detto non si fa perché Fiorello non la vuole fare. Ma poi perché Fiorello non la vuole fare? Una decisione sciocca, io trovo, no? Uno come Certo. c'è un'occasione della vita così per diventare. Poi è una parte, la seconda parte sarebbe stata anche un ruolo per un grosso attore, no? Perché indubbiamente un attore, uno che può fare la carriera d'attore, quando Modugno diventa infermo, ci vogliono grosse doti interpretative per farlo. Non so, al limite si poteva fare anche come fanno molti gli americani, cioè che lui faceva la parte di Modugno giovane, ancora bello, no? E giovane e forte, e poi un grosso attore poteva fare Domenico Modugno. Tanto ormai era talmente quasi riconoscibile che si era fatta cresciuta la barba, no? Era un altro, no? Certo. Fisicamente era un altro. Insomma, è un mistero, rimane lì aperto. Io spero sempre, perché non c'è una. È stata, come dice, un'altra vita che Certo. Modugno ha avuto e che è stato anche un esempio, nel senso che uno, anche se sei bello, famoso, tutte le donne che ti amano, eccetera, eccetera, a un certo punto arriva una mazzata nella vita. E tu hai la scelta, o ti piangi addosso, oppure reagisci. E lui ha reagito. E questo trovo che è un bellissimo, un insegnamento bello di vita, no? Certo, E questo purtroppo non è stato fatto. Sta lì, dorme, è dormiente. Un'ultima annotazione, proprio l'ultimissima cosa. Lei si ricorda se rimase deluso Domenico Modugno da qualche uomo politico che conobbe all'epoca, che insomma lo deluse politicamente, anche conoscendo, entrando dentro il Parlamento, che rappresentazione aveva di quella realtà, lui stesso che aveva fatto parte anche come attore in film di denuncia come Anni Facili, quel film dove lui aveva un ruolo di avvocato in una vicenda che riguardava un professore. Volevo sapere che idea si era fatto Domenico Modugni, anche lei stessa del mondo politico, ecco. Ma non ne abbiamo mai parlato. Comunque, sa, gli artisti, come dice, non si mettono nella politica. Infatti, ripeto, è stata una seconda vita che mio marito è stato lì. E penso che quello che avveniva, avviene tuttora. Cioè, lui gli occhi, Modugno ce l'aveva aperti, non ce l'aveva chiusi. Cioè, ha sempre visto. Ecco perché lui non ha mai voluto prendersi non ha mai voluto prendere un colore politico, mai, no? Sì. Mai. Prima del radicale lui mai, perché i radicali sono non politici, poi perché, capito? Certo. Non ha mai voluto prendere, questo è già questo è un. Dice, ma perché? Perché se magari se uno si metteva col potere poteva ancora fare di più, magari, capito? Ma lui non si è mai messo. Certo. Bene, io la ringrazio molto per la Prego. sua disponibilità. Ringrazio Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno, che tra l'altro ricordiamo è stata anche
un'attrice negli anni 50 ha interpretato film di primo rilievo come i Vitelloni con Una Federico. cosa molto piccola, Lo so, veramente. però insomma ha fatto anche tanti altri film, insomma, Vabbè. di questo ha lavorato anche con suo marito e ha lavorato in teatro. La ringrazio tantissimo. Grazie a Franca Gandolfi. Arrivederci.